Proviamo a pensare a un chicco o a un piccolo seme che cade nel terreno. Se rimane chiuso in se stesso, non succede nulla. Se invece si spezza, si apre, allora dà vita a una spiga, a un germoglio, poi a una pianta e la pianta darà frutto. Gesù ha portato nel mondo una speranza nuova e lo ha fatto alla maniera del seme. Si è fatto piccolo, 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 come un chicco di grano. Ha lasciato la sua gloria celeste per venire tra noi. È caduto in terra, ma non bastava ancora. Per portare frutto Gesù ha vissuto l'amore fino in fondo, lasciandosi spezzare dalla morte come un seme si lascia spezzare sottoterra. Proprio lì, nel punto estremo del suo abbassamento, che è anche il punto più alto dell'amore, è germogliata la speranza. La speranza supera tutto, perché nasce dall'amore di Gesù che si è fatto come il chicco di grano in terra. È morto per dare vita e di quella vita piena di amore viene la speranza.